L'apertura degli uffici a Ischia è un fatto più che simbolico. Questo testimonia la vicinanza del governo e della struttura commissariale deputata alla ricostruzione vicina al cittadino, nel senso che oggi un terremotato di Lacquamino, Casamicciola, Forio può rivolgersi direttamente ai tecnici della struttura o anche ai tecnici del comune o anche insieme se vuole, quindi c'è un punto di riferimento sull'isola. Quindi questo è molto importante. Chiaramente questo è l'aspetto più pratico funzionale, ma quello che è fondamentale è che anche voi stampa dovete poi dare una mano per informare correttamente i nostri terremotati e che noi siamo pronti alla ricostruzione, ma che la ricostruzione non la fa sicuramente né Legnini né il sindaco, la ricostruzione la fa il cittadino col proprio tecnico. E quello che doveva fare il governo, quello che doveva fare Legnini e mettere in campo i presupposti affinché ciò avvenga. E tutto questo è stato riportato puntualmente in questa ultima ordinanza che di fatto raccoglie tutte le criticità che noi avevamo evidenziato in questo periodo. Io ho avuto modo già pubblicamente di ringraziare il commissario Legnini per la metodologia di lavoro, per aver voluto un coinvolgimento dal basso, per aver aspettato magari pure qualche settimana in più, ma poi partorito un documento che ha tenuto conto di quelle che sono le nostre esigenze, di quelle che sono i reali bisogni, le aspettative, dove di superare i problemi, di superare gli scogli su cui ci eravamo arenati. Penso, per esempio, le faccio qualche esempio pratico. Oggi questa ordinanza prevede un acconto del 50% per i tecnici progettisti incaricati e questo è importante perché era difficile per un cittadino commissionare un progetto e magari dopo aver subito il terremoto non hai soldi per pagare il tecnico. Oppure per esempio un acconto alle imprese nella misura del 30%, tenga conto che qui sull'isola tutti sappiamo che le imprese sono piccole o piccolissime, quindi senza un acconto era difficile immaginare l'avvio, l'inizio dei lavori. C'è per esempio, si è sciolto per esempio questo dubbio abnorme dell'applicabilità del terzo condono che la sovrintendenza non vedeva di buon occhio e che, per il quale aveva chiesto un atto di interpretazione autentica presso il Ministero dei Beni Culturali. Oggi il Ministero si è espresso e quindi praticamente convalida in buona sostanza quella che era l'applicabilità dell'articolo 25 della legge 130, che tanto è stato, diciamo, discusso, che tanto è stato, che ha rappresentato anche, diciamo, un momento negativo per Ischia. Ricordiamo tutti che grazie a questa norma Ischia fu messa in un tritacarne mediatico senza precedenti. Dopodiché ci sta la possibilità di andare a rivedere il livello di danno, ci sta la possibilità di accelerare per le opere pubbliche con ordinanze ad hoc in deroga, ci sta la possibilità di poter accelerare con la Regione Campania, come ha promesso il vicepresidente onorevole Bonavitacolo in occasione della sua venuta a Ischia, il piano di ricostruzione. Queste sono tutte quelle cose e quei problemi che noi avevamo evidenziato e che questa ordinanza. In effetti, con questa ordinanza si fa chiarezza e si procede. In buona sostanza si va verso lo snellimento delle procedure che era stato annunciato e quindi non ci sono alibi. Oggi bisogna solo capire e dire a chiare lettere al cittadino: ma tu vuoi ricostruire veramente oppure no? Perché non ci sono più alibi, ci sono gli uffici preposti, ci sta l'ordinanza che va verso lo snellimento delle procedure, ci sta l'interpretazione sul condono, ci sono gli acconti, ci sono le risorse. Altra cosa importante, dobbiamo accelerare per compilare delle schede affinché la struttura commissariale possa dire al governo qual è il nostro fabbisogno sotto il piano strettamente finanziario. Vede, noi abbiamo una situazione anche paradossale. Per tanti anni come sindaco mi sono sentito dire: sindaco, ma le risorse ci sono. E io dicevo: le risorse ci sono, ma non ci sono le norme per spenderle. Oggi ci sono le norme per spenderle, ma bisogna chiaramente inventariare il danno in termini economici, perché dobbiamo mettere il commissario Legnini nella condizione di andare a Roma già da settembre e poter prevedere nella legge di stabilità le risorse necessarie per la ricostruzione di Ischia. Noi siamo l'unico terremoto che ad oggi non ha una stima economica. Dobbiamo in buona sostanza capire quanto costa il nostro terremoto ed essere fiduciosi. Oggi abbiamo le norme, quindi si può partire, si può spendere, si può progettare dappertutto, è stato detto a chiare lettere, ci stanno gli uffici dei comuni che sono preparati e pronti ad accogliere le istanze, c'è l'intesa istituzionale con la sovrintendenza, cosa importante, fondamentale, che la disamina delle pratiche viene eseguita insieme, cioè il cittadino presenta la stessa pratica per il condono e contestualmente per il ristoro economico per la ricostruzione. Il tutto si svolge in una conferenza di servizi, quindi con una procedura molto accelerata. C'è una prima conferenza, una pre-conferenza di servizi,
che poi è normata, diciamo, che è all'interno dell'ordito normativo vigente, che consente una prevalutazione. Poi c'è la seconda conferenza dei servizi che praticamente approva il progetto. Il tutto avviene in appena 90 giorni, quindi questo significa che effettivamente oggi un cittadino che non si attiva per ricostruire la propria abitazione evidentemente non è interessato a farlo.